Avete fatto un bel po' di spesa. Era tutto sulla lista scritta da Nonna Pig. Dov'è la macchina? Non sono venuto in macchina. Non credevo che avreste comprato tanta roba. Oh, allora vuol dire che chiamerò un taxi. Pronto? Qui servizio taxi. Sì, pochi secondi e arriverà una macchina. Scusate, ma devo uscire per qualche istante. Torno subito. Servizio taxi! Dove volete andare? A casa di nonna e nonno Pig, per favore. Ma certo! Accomodatevi! Vedo che avete fatto la spesa tutti in giro a fare compere, bravi! Spendi di qua, spendi di là, spendi di su, spendi di giù! Signorina Coniglio, perché parla senza fermarsi mai? Perché i tassisti fanno così, Peppa! Sentite questa. L'altro giorno dove siete seduti voi c'era il signor Patato. Nonna Pig va in vacanza per qualche giorno. Nonno Pig resterà da solo. Qui c'è del cibo in scatola. Per tirarlo fuori avrai bisogno di questo oggetto. Ecco, è un apriscatole. So bene che cos'è quello, nonna Pig. Se invece vuoi bollire un uovo, devi riempire un tegame d'acqua. Sì, e poi... sì, so bene anche questo. Nonna Pig! Buongiorno, nipotini miei. Abbiamo portato la spesa. Come mai non sei all'aeroporto, nonna? Oh, già. Sarà meglio chiamare un taxi. Qui servizio taxi. Buongiorno, nonna Pig. Io dovrei andare all'aeroporto, per favore. Ma naturalmente. Si accomodi. Grazie molte. Papà, possiamo andare anche noi all'aeroporto per salutare la nonna? Sì, va bene. Ciao, ciao. Ciao, nonno. Mi avete detto all'aeroporto, vero? Sì, e per la verità avremmo un po' di fretta. Si corre di qua, si corre di là. Chissà perché la gente ha sempre tanta fretta. Nonna Pig deve prendere l'aereo. Sì, sta partendo, va in vacanza. In vacanza? Io non ho mai il tempo di andare in vacanza. Sono troppo impegnata ad avere fretta. Signorina Coniglio, sta parlando un'altra volta come parlano tutti i tassisti. Esatto. Il taxi arriva all'aeroporto. Arrivederci, nipotini miei. Ciao, ciao, nonnina. Ciao, ciao. Peppa e George salutano la nonna con la manina. Arriva il signor Lupo. Taxi! Si accomodi. Ciao, ciao, signor Lupo. A Peppa e George piace salutare con la manina. Ciao, ciao, ciao. Papino, noi come facciamo a tornare a casa? Prendiamo il taxi. Oh, se n'è andato. È stato in vacanza, immagino. A dire il vero, sono piuttosto stanco. Se non le dispiace, eviterei di parlare. Parlare? Certo, la gente parla troppo di questi tempi. Lei non trova? Parlare, 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 parlare. Il sole splende alto nel cielo. Oggi è giorno di mercato. Belle mele, comprate qui le mele. Formaggi, sentite che profumo! Pesce, bel pesce fresco! Ogni banco del mercato vende una cosa. Mele, formaggio, pesce! Il banco del signor Volpe vende di tutto. Violini, crema pasticcera, motori a razzo! Peppa e la sua famiglia sono venuti al mercato per fare compere. Mele fresche! Ci può vendere delle mele, per favore? Che qualità preferisci? Grandi o piccole? Rosse o verdi? Vorremmo solo delle mele con un buon sapore. Tieni, assaggiane una. Mmm, è deliziosa! Un sacchetto di mele deliziose, prego. Grazie mille! Formaggi, formaggi! George adora il formaggio. Ecco, ho qui un formaggio dal profumo speciale. Forse è meglio che sia Papà Pig ad annusarlo. Oh! L'odore del formaggio ha fatto cadere a terra Papà Pig. Capperi, questo è quello che definirei formaggio extra forte. È buono, non trova? Mmm, gnom gnom! George adora i formaggi profumati. Me ne dà un pezzo, per favore? Sì, certamente. Grazie mille. Pesce! Bel pesce fresco! Vorremmo comprare del pesce, per favore. Naturalmente, abbiamo trote, rombi, sgombri e calamari. Che cosa preferite? Sembrano tutti buoni. Che cosa le dice se ve ne do uno di ogni tipo? Così potrò fare una deliziosa zuppa di pesce. Zuppa di pesce! Gnam gnam! Ecco a voi! Grazie per il consiglio. Pesce! Belle mele! Formaggio! Questo è il banco del signor Volpe.
Banane gialle, ottimi trapani, borsette. Io vendo qualsiasi cosa. Che desidera? Niente, grazie. Abbiamo comprato tutto ciò che ci serviva. Delle mele, formaggio e pesce. Il suo ingresso è uno scivolo gigante, Madame Gazzella. Scusi, è normale che sia così. No, ma vede, la casa è molto vecchia. È buffo, qui dentro tutte le cose sono un pochino sbilenche. Sì, è vero, tutto ha iniziato a inclinarsi, ma vi garantisco che non è sempre stato così. E quando ha cominciato a inclinarsi la sua casa, Madame Gazzella? Oh, non lo so, è passato tanto tempo. E adesso sono comparse anche crepe dappertutto. Credo che la sua casa abbia bisogno di una aggiustatina. Non basta mettere carta da parati sulle crepe e dipingere, così mi ha detto di fare il mio muratore. Oh, vediamo in che condizioni è il muro esterno. Oh, cos'è questo? Oh, è solo il mio piccolo albero di Natale. Questo non è piccolo, è enorme! Lo possiedo dal Natale di tanto, tanto tempo fa. Era un piccolissimo alberello con una fatina sulla punta. Passato il Natale, non ho avuto il coraggio di liberarmene e così l'ho piantato in giardino. Il suo alberello è talmente cresciuto che adesso spinge la casa e rischia di farla cadere. È per questa ragione che la sua casa è tutta sbilenca. Oh cielo, che cosa si può fare per rimediare? Chiamo subito il signor Toro. Pronto? Signor Toro? Qui abbiamo un grande albero che ha bisogno del suo intervento. Arrivo immediatamente! Allora, dov'è quest'albero? Vediamo. Eccolo qua! Lo so, devo ammettere che lei ha proprio un gran bell'albero, Madame Gazzella. Radici robuste. Già, ma sta rischiando di far cadere la casa. Oh, è vero! Beh, abbattiamolo allora! Oh no, il mio povero albero! Ma... Fermo! Prima ho visto qualcosa che si muoveva sull'albero. Sono sicura che si tratta di un animaletto. Allora se suona 6 volte significa che sono le 6, signora regina? Sì, è esatto! E se invece la campana suona per esempio 100 volte? In tal caso direi che è rotta. Avanti con la visita! Prossima fermata, il Tower Bridge. Dobbiamo attraversare il ponte per continuare il giro. Fermi! Non potete attraversare! Guardate, c'è una grande nave! Così andrà a sbattere contro il ponte! Oh! Il ponte si sta alzando! Oh! Il Tower Bridge si solleva per far passare le grandi navi. Bene, ora che l'imbarcazione è passata, possiamo proseguire il giro. Per favore, può abbassare il ponte? Mi dispiace, Vostra Maestà, ma c'è un'altra nave che sta arrivando. Adesso, francamente, è troppo. Non possiamo stare qui fermi tutto il giorno. Attenzione, tenetevi forte! Forza, forza! L'autobus è in bilico sul ponte. E adesso che cosa si fa? Resistete ancora un po'. Mi è venuta una grandissima idea. Spostatevi tutti verso la parte anteriore dell'autobus. Aiuti! La regina è un'ottima autista di autobus. La visita è di vostro gradimento finora? Certo! Questi autobus scoperti sono bellissimi. Perché gli autobus non sono tutti aperti come questo? Comincia a piovere. Ah, certo. Ecco perché gli autobus non sono tutti aperti come questo. Piccolini, presto, aprite gli ombrelli. È molto importante portare un ombrello quando si visita Londra. Prossima fermata, Trafalgar Square. Oh, cielo, che peccato! Trafalgar Square è piena di pozzanghere. Ma noi adoriamo le pozzanghere. Vostra Maestà, per favore, fate un salto. Sembra molto divertente. E qui c'è perfino qualcuno che ha le galosce. Urrà! La regina adora saltare nelle pozzanghere di Londra. Tutti adorano saltare nelle pozzanghere di Londra. Dinosauro! E va bene, George. Proviamo.
andiamo a prendere un dinosauro. Da questa parte, Giorgio. No, tu in qua. Indietro, avanti, giù. Evviva! Abbiamo preso il dinosauro. Oh. Il dinosauro è troppo pesante per la pinza. Oh, provate un'altra volta. Oh no, abbiamo preso un pupazzo del signor Patato. Il pupazzo del signor Patato è del peso giusto per la pinza. Siete stati fortunati e pensate che potete tenerlo. Ma la notizia più importante è che con questa gara avete meritato il distintivo da scavatori. Siete ufficialmente nominati esperti scavatori. Evviva! Grazie per aver visitato il mondo delle scavatrici, dove i vostri sogni di scavatori diventano realtà. Ciao! Ciao, ciao! Mi è piaciuto tanto il mondo delle scavatrici, perché abbiamo guidato... Forza! Ecco il signor Toro. Che cosa succede, signor Toro? Costruiamo un muro da una parte all'altra della strada. Scavatrice, scavatrice! Signor Toro, possiamo guidare noi la sua scavatrice? Oh, mi dispiace, ma temo che i piccoli non possano guidare una scavatrice. Ma noi siamo stati nel mondo delle scavatrici e abbiamo i distintivi. Oh, allora è tutto in regola, salite a bordo. Io manovro la scavatrice, mentre a voi spetta il compito più importante, quello di premere i pulsanti. Ecco qua, e adesso premere il pulsante. Quale? Questo rosso? No, il pulsante verde! Oh! La scavatrice ha abbattuto il muro. Scusi tanto, signor Toro. Costruire delle cose e poi buttarle giù fa tutto parte del divertimento di guidare le scavatrici. Peppa e George adorano le scavatrici. Tutti adorano le scavatrici. Possiamo avere la purpurina, per favore? Ui, va bene, ma una condizione. Promettete solennemente di fare molta, molta attenzione a non rovesciarla? Sì, promesso! D'accordo, vado ad aprire l'armadietto della purpurina. Madame Gazzella tiene la purpurina ben chiusa a chiave. Ricordate bene, avete promesso di usare la purpurina con molta, molta attenzione. È ora di tornare a casa e i genitori sono venuti a prendere i figli. Oh, porporina! Niente panico! Prego, restate calmi! C'è stata una fuoriuscita di porporina, ma la situazione è sotto controllo! Oggi hanno tutti lavorato alla creazione di maschere! Oh! Io ero venuto qui per portare a casa Peppa e George, ma non riesco a vederli da nessuna parte. Io sono una bella farfallina. Svolazzo, svolazzo, svolazzo. Chiedo scusa, signorina farfallina. Io sto cercando due maialini. Sa dove posso trovarli per caso? Papino, ti ho preso in giro. Visto, sono io. Peppa, ma che sorpresa! Dove sarà finito George? George, ma sei tu! E io che ero convinto che fosse un dinosauro! Madame Gazzella, non riesco a trovare Rebecca e Richard. Mi dispiace se invece porto a casa queste due carote? Ma come? Mamma sciocchina, siamo noi! Oh! Rebecca, Richard! Andiamo, Pedro. Si torna a casa. Io non mi chiamo Pedro. Io sono Super Pony, mammina. Oh, Super Pony vuole venire a casa o preferisce restare qui a scuola a dormire? Ti prego, portami a casa con te, mamma. Non sapete quanto ci siamo divertiti a fare queste splendide maschere? E lei chi sarebbe? Ma sono io, Madame Gazzella. Madame Gazzella adora le maschere. Tutti adorano le maschere. George ha trovato un osso gigantesco. Dinosauro! Già, potrebbe veramente essere un osso di dinosauro, George. Ah, e questa cos'è? Nonno Pig ha trovato una moneta d'oro. Abbiamo trovato un tesoro, Nonno Pig. Come sta venendo lo stagno? Molto bene. Guarda, abbiamo dissotterrato una tazza, un osso e una moneta. È un
tesoro sepolto! Che cosa eccitante! Anch'io ho un tesoro qui! Ma che dici? Quello non è un tesoro, è un nanetto pescatore, nonna Pig! A nonno Pig non piacciono i nanetti da giardino? Il signor Volpe mi ha detto che è antico, molto raro, un pezzo unico! Non dubito che l'abbia detto! Nonnino, credi davvero che scavando la buca abbiamo trovato un tesoro sepolto? Non ne sono sicuro, ma al museo sapranno dircelo! Questo è il museo. Salve, vi posso aiutare? Buongiorno, signor Coniglio. Ecco, noi abbiamo dissotterrato un tesoro. Darò un'occhiata a quello che avete trovato. Una pregiata tazza cinese, interessante. Che cos'altro mi avete portato? Una moneta. È d'oro, per di più. È di vera plastica d'oro? No, è fatta di vero oro. Oh! Avete qualcos'altro? Oh, perbacco! Questo è il reperto più importante di tutti! Quest'osso si adatta perfettamente al mio dinosauro, guardate! Evviva! Vi ringrazio infinitamente per avermi portato tante cose di così grande pregio! Di pregio? Significa che valgono qualcosa! Oh, certo! Valgono una montagna di quattrini e voi sarete liberi di venire a visitare il museo tutte le volte che vorrete! I piccoli entrano gratis e lei, nonno Pig, a metà prezzo, perché applichiamo una riduzione agli anziani. Posso sapere dove avete rinvenuto questo prezioso tesoro? Scavando nel giardino di nonno Pig. Qualunque scavo deve essere sospeso finché un esperto non avrà svolto un'accurata indagine. I dottori ora raccomandano di mangiarne 7 porzioni al giorno. 7 volte al dì tu la devi mangiare, va bene così? Certo. Adesso fate un grande applauso a Super Patato per ringraziarlo di essere venuto qui oggi. Troppo buoni, e ricordate ragazzi, mangiate frutta e verdura! Super Patato è volato via dalla nostra scuola. No, peccato, me lo sono perso? Sì! Lui è stato fantastico! Beh, è stato molto bello incontrarvi, ma adesso è meglio che vada anch'io. Arrivederci! Andiamo, piccolini, tutti fuori a salutare il signor Patato! Oh no, la macchina del signor Patato non parte! Non riesco più a uscire! Il signor Patato è bloccato! Aiuto! Voglio uscire! Che cosa possiamo fare? Aiutatemi! Dobbiamo chiamare Super Patato! Fatemi uscire! Super Patato! Super Patato! Credo che sia troppo occupato per venire a salvarmi! No, silenzio! Ascoltate! Non penso che funzionerà questa volta! Ma Madame Gazzella, anche lei lo deve chiamare insieme a noi! E va bene! Vieni ad aiutarci! Super Patato! Ecco, non funziona! Forse dovremmo... Cosa c'è lassù nel cielo? È un uccellino! È un aeroplano! No! Quella lassù è una patata! Per il potere delle verdure, sono qui per voi! Evviva! Super Patato è arrivato in soccorso! Grazie alla mia super vista vegetale, mi sono accorto che il mio caro amico Patato è in difficoltà! Sì! Tiralo fuori dalla sua macchina! Utilizzerò tutta la forza della frutta per sollevare questo tettuccio! Ta-da! Super Patato ha salvato il signor Patato! Evviva! E ricordate, ragazzi, quando c'è un problema... Mangiate sempre frutta e verdura! Frutta e verdura non è da scordare! 5 volte al dì tu la devi mangiare, chiaro? No, 7! 7 volte al dì tu la devi mangiare, perfetto! Saltare su e giù nelle pozzanghere di fango! E che cosa ci serve per creare una pozzanghera di fango? Un po' di terra e dell'acqua! Della terra e un po' d'acqua! Adesso le mischiamo per creare una pozzanghera di fango. Peppa, fai un test della pozzanghera. Questa pozzanghera è troppo asciutta. Allora aggiungiamo ancora un po' di acqua. Ora salta di nuovo, Peppa. Adesso questa pozzanghera è perfetta, bella e fangosa. E le pozzanghere di fango si fanno pressappoco come si fa il cemento. Il cemento è il materiale che usiamo per rifare il vostro cortile. All'inizio è liquido e morbido, proprio come il fango. Poi si asciuga e diventa solido e super resistente. Adesso è pastoso, come se fosse crema pasticcera. Ecco, ve lo mostro. Avete visto? È decisamente morbido.
Ma chi sa dirmi che cosa succederà tra qualche istante? Il cemento diventerà solido! Esattamente, diventerà duro come se fosse di pietra. Scusi, Papa Pig, io credo che dovrebbe uscire da lì prima. Sarò che... da lei tra un momento, signor Toro. Finisco di spiegare ai piccolini. Capisco, il fatto è che... Come vedete, il cemento è ancora molto morbido. Ecco, guardate. E adesso... è duro. Bello! E tutto questo lo sappiamo grazie alla scienza. Dunque, signor Toro, che cosa mi stava dicendo? Veramente stavo cercando di dirle che sarebbe stato meglio uscire prima che il cemento si indurisse. Ah, Papa Pig è intrappolato. Non si preoccupi, Papa Pig. La tirerò fuori di lì in un battibaleno. E come? Scaverò tutto il cortile un'altra volta. Papa Pig adora essere tirato fuori dal cemento. Tutti adorano essere tirati fuori dal cemento. Lavorare nel mare. Con questo sottomarino. Wow! Volete fare un giro? Certo, magari. D'accordo, tutti a bordo. Che bello! Qui ci sono tutti i colori dell'arcobaleno. Quello si chiama corallo. Il corallo è composto da tante, tantissime minuscole creature. Oh! E la distesa di corallo si estende per chilometri e chilometri. La chiamiamo la grande barriera corallina. Il mio lavoro consiste nel proteggere il corallo. Possiamo portarci a casa un po' di corallo? Mi dispiace, Peppa. Noi possiamo guardarlo, ma è vietato toccarlo. Se ogni visitatore si portasse a casa un pezzetto di corallo... Presto, tutto il corallo scomparirebbe. Non bisogna mai e poi mai portare via qualcosa dal fondo del mare. Ah! Guardate, che bei pesciolini! Sono pesci pagliaccio. Pesci pagliaccio? Beh, è vero, fanno ridere. Guardate laggiù! Una grande stella marina blu! E lì ce n'è una piccola rossa! E una verde con tante punte! Quello cos'è? Quella è una tartaruga! Oh. Buongiorno, signora tartaruga! Mi dica, come sta oggi? Hai visto, Peppa, come sono fortunata a lavorare in un posto tanto meraviglioso? Guardate! Lì c'è un arco! Proprio come nel vostro acquario! Oh, oh, hai ragione, Peppa. Qui è quasi come essere in un acquario. Manca solamente il forziere col tesoro. Che cosa hai visto, George? Si direbbe un forziere pieno di monete d'oro. Accipicchia! George ha trovato un forziere col tesoro. Hai visto, Papino? In fondo al mare è tutto uguale all'acquario. Questa è l'area giochi, dove ci sono soltanto oggetti morbidi. Così i piccoli possono saltare, dondolarsi, intrufolarsi, scivolare e giocare. È fantastico! I piccoli si stanno divertendo così tanto. Già, speriamo di riuscire a portarli via dopo. I piccoli hanno giocato tutto il giorno. Forza, è ora di tornare a casa! È stata una bellissima festa, non è vero? Sì! E vi siete divertiti? Sì! E ora siete pronti per tornare a casa? No! Oh, povere noi! Non riusciremo mai a farli uscire! C'è soltanto un modo per farlo. Devo entrare anch'io? Auguri! Ah! Sono incastrata! Aiuto! Non si preoccupi! Sto arrivando! Ah, ci sono quasi! No! Sono bloccata anch'io! Aiuto! Salve! Il signor elefante è venuto a prendere Edmond. Signor elefante! Aiuto! Siamo incastrate! Non preoccupatevi, signore! Vi tiro fuori io! Non lo faccia! Si incastrerà anche lei! È una trappola! Ah! No! Sono incastrato! Papà Pig, Peppa e Susie sono venuti a prendere George. Oh, ma quanto siete carini, tesorucci! Ma dove sono i vostri genitori? Aiuto!
Siamo incastrati! Questo di solito è quello che succede a me. Anzi, è esattamente quello che succederà anche a me. Dovrò entrare lì dentro e resterò incastrato. Possiamo entrare io e Susie? Noi siamo più piccole. Gentile da parte vostra, ma questo è compito mio. Come adulto, spetta a me sacrificarmi. Ma papino! Sta tranquilla, Peppa. Se dovessi restare incastrato, avvertirò i soccorsi. Sì, sono incastrato. Non ti preoccupare, io sono Super Pedro. Cielo, che cosa è successo? Tiddles è caduta proprio sul naso di Pedro. Mi fa male il naso. Povero Pedro. Ora telefono subito al dottore. Qui parla il dottor Orso Bruno. Un colpo al naso, ha detto, sarò lì fra un attimo. Allora, dove si trova il paziente? Sono qui. Mi fa un po' male il naso. Ho capito. Fai C'è bisogno di mettere un cerotto. Ecco, così andrà molto meglio. Evviva! I miei occhiali non funzionano più. Gli occhiali di Pedro sono coperti di fango. Dottor Orso Bruno, potrebbe aggiustare gli occhiali di Pedro? No, non posso. Per questo deve rivolgersi a un oculista. L'oculista è un dottore che si occupa di occhi e occhiali. Perfetto, il mio papà è un oculista. Pronto? Qui parla il dottor Pony. Un paio di occhiali che non funzionano, ha detto? Allora arrivo subito. Ciao, figliolo. Dimmi, qual è il problema? I miei occhiali non funzionano più. Riesci a leggere queste lettere? No, ti ho detto che i miei occhiali non funzionano. Ma no, hanno soltanto bisogno di una bella pulita. Ecco, così va meglio? Sì, grazie mille, papino. Il dottor Pony ha sistemato gli occhiali di Pedro. Evviva! Vi ringrazio tanto. Ora è tornato tutto alla normalità. Ma anche Tiddles ha bisogno di soccorso. La cosa più evidente è che agita le zampe in aria. Si direbbe che sia capovolta, non trova? Dottori, potete aiutare voi questa tartaruga in difficoltà? No, sfortunatamente noi non curiamo gli animali. Le serve un veterinario. Il veterinario è il dottore degli animali. Eccoci, benvenuti nelle grotte! Oh, è un posto meraviglioso e poi luccica tutto! È incredibile! Guardate, qui c'è anche una barchetta! Tutti a bordo! Sapete che vi dico? Dal momento che questa grotta è così immensa e spettacolare, non provo alcun fastidio a stare qui sotto, che bello! Adesso passeremo attraverso un minuscolo cunicolo! Ora vi potreste sentire un tantino oppressi. Prendete un bel respiro. Benone, tutti giù dalla barca. Questo non mi ha divertito così tanto. Non si preoccupi, non attraverseremo più nessun cunicolo. Ottimo. Dobbiamo soltanto superare questo burrone, ecco. Caspiterina, si direbbe molto profondo. Esatto, immensamente profondo. Adesso ve lo dimostro. Sentite quanto tempo ci mette questo sasso a raggiungere il fondo. Mi domando come faremo ad attraversarlo. Qualcuno di voi ha mai sentito parlare della corsa da brivido? Ma l'Italpa mi ha detto che la corsa da brivido era la parte più divertente. Potrei sapere che cos'è esattamente questa corsa da brivido, per favore? Niente di allarmante, Papa Pig. Faremo solo un viaggetto in teleferica per superare questo burrone fino a raggiungere il punto più profondo delle grotte. Io non vedo l'ora. Sarà molto divertente e ovviamente non correrete alcun rischio. Io non ho molta dimestichezza con le altezze. Non ci sarebbe un'altra via, però... Ci vediamo dall'altra parte! Mi butto anch'io! Se questa non è la cosa più divertente del mondo, non saprei come altro definirla! È stato super fantastico! E tu ti sei divertito, papino? Certo...
Benvenuti a Mondo in Miniatura, dove ogni cosa è semplicemente minuscola. È divertente e educativo. Seguitemi, state per ammirare il mondo dei luoghi famosi. Bello! Tutte quelle che vedete sono la copia esatta di opere famose, solo un po' più piccole. Questo è il Big Ben e qui accanto c'è la Torre Eiffel, esattamente come nel mondo reale. E le piramidi, il teatro dell'Opera di Sydney, la Statua della Libertà e il Palazzo del Cremlino. Ma queste opere famose non si trovano lungo la stessa strada nel mondo reale. Ah, davvero? Beh, si impara sempre qualcosa di nuovo. Oh, guardate là! Questo è il mondo acquatico. Oh, ci sono anche delle barchette minuscole. E c'è perfino una minuscola signorina coniglio. Barchette! Barchette! Affittate qui le vostre barchette! Oh, è un altro dei miei numerosi lavori, sì! Questa è proprio identica a un'isola dei pirati! E ci sono anche dei pirati! All'attacco! All'attacco! Che cos'è stato? Dinosauro! E ora vi presento il mondo dei dinosauri! Wow! Qui potete osservare com'era il mondo tanto, tanto tempo fa, prima delle case, delle auto, eccetera. Questo è un Tyrannosaurus Rex. E quello che si sta avvicinando è un Triceratopo. Mentre il Triceratopo è erbivoro, il Tyrannosaurus Rex è carnivoro. Oh, guardate! Stanno giocando! Come avrebbero fatto nella realtà. Formidabile! Qui tutto è stato riprodotto esattamente come doveva essere milioni e milioni di anni fa. Tranne che per il treno. In carrozza! Quella è di nuovo lei, signorina Coniglio. Sta guidando il treno. È tutto vapore! Guardate con molta attenzione nell'acqua. Io non riesco a vedere niente. Non c'è niente dentro l'acqua. Aspettate, mi è sembrato di vedere qualcosa là sotto. Ah! Un coccodrillo! Salve, sono la signora coccodrillo. Sono la custode che si occupa dei pinguini. Oh, i pinguini! Non sono adorabili? E siete arrivati al momento del pasto. I pinguini mangiano pesce. Oh. I pinguini sono molto bravi a prendere i pesci. E a dondolarsi! E adorano nuotare. Se guardate attraverso il vetro, vedrete i pinguini nuotare sott'acqua. Bravi. Sono dei veri fenomeni a nuotare. Già, è per questo che abbiamo una fantastica piscina per loro. Che spiegazione interessante. Grazie infinite, signora Coccodrillo e signor Leone. È stato un piacere, signora Gnu. Gazzella. Ah, sì, mi scusi, gazzella. Quale animale andiamo a vedere adesso? Eccolo, già lo vedo! Quanto è alto! È una giraffa! Sì, quello è il mio papà. È anche lui un custode dello zoo. Buongiorno, sono il signor Giraffa. Buongiorno, signora Giraffa! Ci può far vedere di quale animale si occupa lei? Provate a indovinare. Che gabbia grande, guardate! Deve essere un animale selvatico e che vola. Forse si sta nascondendo e ci sta guardando. E aspetta di aggredirci. Le farfalle! Il signor Giraffa si occupa delle farfalle. È il momento del pasto delle farfalle, signor Giraffa. Già, e le farfalle si procurano tutto il cibo necessario dai fiori. È incredibile che riescano a vivere nutrendosi esclusivamente dai fiori. Piacerebbe anche a me mangiare soltanto dai fiori. Già. Con tutto questo parlare di mangiare mi è venuto appetito. Anche a me? Bene, è l'ora del nostro pasto. Che cosa c'è per pranzo oggi, signor Leone? Oggi è previsto pranzo al sacco per tutti. Un panino, succo di frutta e una bella mela. Che bello, un picnic in una scatola. Forza, si mangia! Evviva! Oh no! Che cosa succede, Peppa? Mi si è sgonfiata una gomma della bici. Ah, è una semplice foratura. Io sono un esperto riparatore di gomme bucate. Prima dobbiamo togliere la ruota. Poi togliamo sia la gomma che la camera d'aria. Ti sto aspettando, Peppa, vieni!
Adesso ci serve un secchio pieno d'acqua. Non potresti fare più in fretta, papino? Non ci metterò molto, Peppa. Mentre aspetti, perché non fai finta di guidare una bicicletta? Fare finta? Certo, fai finta di avere una bellissima bicicletta tutta tua. E va bene, mi è venuta in mente una bicicletta molto carina. Io pedalo in bici. La 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 la. Perché cammini in quel modo buffo, Peppa? Guarda che io non sto camminando, Susie. Dove hai messo la bicicletta? Eccola qui. Non la puoi vedere perché è una bicicletta finta. Ha delle ruote scintillanti ed è dipinta con tutti i colori dell'arcobaleno. Anch'io vorrei tanto una bicicletta finta. Basta far finta e può essere fatta proprio come pare a te. D'accordo. La mia bicicletta finta è tutta rosa e soffice. Bella. Arriva Danny Cane. Ciao, ciao. Ciao, ciao, Danny. Vi va di giocare a palla con me? Ma tu ce l'hai una palla? No. Non fa niente. Faremo finta di giocare con una palla finta. Dai, prendila, Danny. Ora le do un calcio fortissimo. Ciao a tutti. Ed ecco Rebecca Coniglio. Ciao, ciao, Rebecca. Lo sai, noi stavamo giocando con una palla finta. Ma poi Danny con un calcio l'ha tirata laggiù. Davvero? Io so un altro gioco dove si fa finta. Voi dovete indovinare chi sono. Tu sei un coniglio. Ma no, io faccio finta di essere qualcun altro. Sei per caso un asinello? No! Sei un elefante con la pelliccia? No! Sei un razzo spaziale? No! Puh, ci vorrà un sacco di tempo per indovinare, secondo me. Chiedetemi se sono grande. Sì, sei grande? No! Vi darò un piccolo indizio. Io sono un vegetale. Ci potresti dare un altro suggerimento? Chiedetemi se sono una carota. Tu sei una carota? Esatto! Evviva! Non credo che si tratti di quel grosso pulsante rosso. Sarebbe troppo facile da trovare. Oh. Già, noi preferiamo la semplicità. Com'è divertente! Questo passaggio ci ha condotti fino alla sala da pranzo. Quante delizie! Immagino che questo sia il banchetto medievale. Già, e ha un aspetto molto invitante. Ma è tutto di plastica, è finto. Esatto, è per mostrare com'era composto un banchetto medievale. Oh! Ma naturalmente, come parte integrante della visita, avrete l'opportunità di assaggiare un vero e proprio banchetto medievale. Ma è una cosa meravigliosa! Ecco a voi il vostro banchetto in scatola. Panino al formaggio stagionato, cetriolini sott'aceto del giullare e gelatina reale. Ma questo è un mini picnic in scatola! Sì, devo confessare che non è esattamente il banchetto medievale che mi aspettavo. Ora, signori miei, è giunto il momento di incontrare il drago. George, guarda che questo non è un vero drago. Ricordati che i draghi sono finti. Già, non intristirti se la signorina Coniglio ci mostrerà un pupazzetto di stoffa. Mario! La signorina Coniglio sta guidando un enorme drago meccanico. Volete vedere come sputa fuoco questo drago? Sì, signorina Coniglio! Soltanto un momento, vado a parcheggiarlo. Oh, sta andando verso la nostra macchina. Anche per questo avvisiamo che il parcheggio è a vostro rischio. Con questo si conclude la vostra visita. Mi auguro che vi siate divertiti. Credo che per George questo sia stato il giorno più bello di tutta la sua vita. George adora i castelli. Tutti adorano i castelli. Per quale motivo piangi, George? Vuoi che ti insegni ad andare in monopattino? Va bene. Allora devi impugnare il manubrio forte forte come faccio io, con tutte e due le mani. Bravo, e adesso sali sul monopattino. Oh no, George! Devi salire sul monopattino con un piede solo. Bravo! Adesso devi spingerti con l'altro piede. Guarda, parto! Whee! Brum, brum! George, visto, ci sei riuscito! George ha imparato ad andare in monopattino. Peppa! George, venite! Presto, scendete dal monopattino! È ora di andare a scuola, piccolini miei. Oh, no, papà!
pena, avevamo appena cominciato a divertirci io e George. Possiamo andare a scuola con il monopattino, ti prego, papà. Buona idea, Peppa, sarebbe anche un ottimo allenamento. Evviva! Pronti ai posti? Via! Whee! Aspettatemi! Ci vediamo dopo, mamma Pig! Ciao, a più tardi! Peppa e George vanno a scuola col monopattino. Non così in fretta! Sbrigati, papino! Papino non ce la fa! Aspettatemi! Peppa e George arrivano a scuola. Ciao, ciao, papino! Ciao, ciao! Ciao! Oh, che fatica! Non mi resta che tornare a casa a piedi. Quanto vorrei avere delle ruote a disposizione. Un momento, ma io ho delle ruote. Whee! Ah, questo sì che è divertente. A Papà Pig piace andare in monopattino. Brum, brum, whee! Papà Pig, stai andando sul monopattino di Peppa? Sì, andare in monopattino è divertente. Ecco qua, Peppa. Guarda quanto sei alta. Sono più alta dell'ultima volta. Certo, perché stai crescendo, figlia mia. Adesso è il turno di George. Ecco qua, George. Guarda quanto sei alto. Io sono molto più alta di George. Oh! Non ti preoccupare, George. Più diventerai grande, più diventerai alto. Certo, però io sarò sempre un po' più alta di te, George. Visto che sarò per sempre un po' più vecchia di te. È ora di andare a scuola. Attenzione! Allora, da oggi avete un nuovo amichetto che si unisce a noi a scuola. Date il benvenuto al nostro Gerald. Benvenuto, Gerald! Ciao a tutti. Oh, certo che tu sei molto alto, quindi devi essere molto vecchio. No, Gerald ha la stessa età che avete tutti voi. Se è così, perché è tanto alto allora? Sono tanto alto perché sono una giraffa. Io sono più alta. No, non è vero. Invece sì. Bisogna misurare la punta delle orecchie. Oh, contano anche le orecchie? Gerald giraffa è comunque più alto. Oh, io vorrei essere alta come Gerald. Anch'io. È il momento della ricreazione. Dai, giochiamo al nascondino. Va bene. Una. Mentre Peppa conta fino a 10, tutti devono trovare un posto dove nascondersi. 8, 9, 10! 1, 2, 3, chi non ha fatto resta a me. Tana per Gerald. Oh, non mi hai trovato? Neanche a me. Io invece vengo scoperto perché sono troppo alto. Peccato. Non è molto divertente essere così alto, perché mi devo sempre abbassare per parlare con gli altri. Anch'io mi devo abbassare per parlare con il mio fratellino. Ciao, piccolo George. Dimmi, com'è essere così bassi? Agente, i piccoli arrivano! Passo! Sì, li vedo benissimo! Passo! Avete frenato tutti alla perfezione! Sei pronto per l'arrivo di Madame Gazzella? Passo! Falla pure scendere! Passo! Non credo che questo sia necessario. Io sono l'insegnante e non dovrei... Vada, coraggio! Occhi e orecchie ben aperti! Occhi e orecchie ben aperti, sì! Evviva! Com'è divertente! Suoni il campanello! Oh, sì, certo, il campanello! Freni! Oh, è vero, i freni! Ben fatto! Ecco come si fa a guidare una bicicletta in tutta sicurezza. Piccolini, ringraziamo la polizia per aver sottratto del tempo al loro prezioso lavoro per venire a parlare con noi. Grazie, polizia! È stato un vero piacere. Anche io, quando sarò grande, voglio diventare un poliziotto. E che cosa ti piace di più del mestiere di poliziotto? Mi piace usare il fischietto. Molto bravo, ma un agente di polizia fa tante altre cose, oltre che suonare il fischietto. Oh, certo! Noi siamo sempre molto impegnati. Noi facciamo un mucchio di cose importantissime, come... La polizia risolve i misteri, non solo, guida anche le macchine con le luci lampeggianti. Nino, Nino, Nino!
Hai fatto centro, Freddy! Dunque, adesso dobbiamo proprio andare. E ricordate le mie parole. Tenere sempre orecchi e occhi ben aperti. Oh, chi è stato a mettere qui quest'albero? Già! Non è certo il posto adatto per piantare un albero. Prendo subito nota. Un albero pericoloso sulla pubblica strada. Che vi dicevo, il lavoro di un agente di polizia non finisce mai. Arrivederci a tutti. Ciao ciao. Ciao ciao. Peppa adora la polizia. Tutti adorano la polizia. Anche George vuole andare in surf. Mi dispiace, George, ma tu sei troppo piccolo per fare surf. Le onde sono diventate troppo alte anche per Peppa e Kylie. Oh, allora è meglio tornare a casa? Sta scherzando? Le onde sono perfette per gli adulti che vogliono surfare. Fantastico! Ecco, è così che si fa surf. Queste onde sono meravigliose! Che bravi! Kylie, dove è andato il tuo fratellino? Eccolo laggiù con la mia mamma. Ti stai divertendo, Joy? Ora tocca a voi surfare, amici. No, no, grazie. A me basta guardare. Allora provi lei, signor Pig. E perché no? Deve essere molto divertente. Oh, non ci sono più onde. Che peccato, signor Pig. A quanto pare ha perso l'occasione di surfare. Oh, ma che disdetta. Ma così il mare è perfetto per far fare il bagnetto a George. Ecco, vengo io con te, George. Non puoi fare surf, ma puoi sederti sopra di me se ti va. George adora sedersi sul pancione di Papà Pig. Guardate quell'onda che sta arrivando. Caspita, è decisamente grossa! Papino, sta arrivando un'onda gigantesca! Cosa dicono? L'onda! Credo vogliano che li salutiamo con la mano, George! E là! George utilizza Papà Pig come tavola da surf! Ci picchia, George! Ha un perfetto equilibrio! Evviva! Tu hai il surf nel sangue, George! Forse potresti insegnarmi qualche trucco! George è il più bravo di tutti! Cosa vuol dire? Guarda, questo elefante sembra un po' triste, ma ha solamente bisogno di più imbottitura! A Teddy piace essere floscio, grazie lo stesso, signorina Coniglio. Il signor dinosauro gradisce dell'imbottitura? Come non detto, a Teddy piacerebbe un nuovo abito o una deliziosa divisa da marinaio. Ma Teddy è una femmina! Anche le femmine possono fare i marinai. Sì, ma Teddy non ha voglia di fare il marinaio. Che ne dici di un pilota? No. E di un palombaro? No! Allora una principessa! Credo che Teddy non voglia mettere nessun vestito, grazie lo stesso, signorina Coniglio. E il signor dinosauro, invece? No! Capisco. Che ne pensi di occhi nuovi? Sapete come si dice, gli occhi sono lo specchio dell'anima. Che cos'è l'anima? È un tantino complicato. Guardate questi occhi. Abbiamo occhi verdi, occhi azzurri o questi occhietti che si muovono. La storia dell'anima non so se può funzionare bene con quegli occhi. A Teddy non serve cambiare gli occhi, grazie lo stesso, signorina Coniglio. E il signor dinosauro magari vorrebbe degli occhi... No! Bene, un'altra cosa che posso offrirti, Teddy, è una nuova voce. Le voci provengono da queste scatolette che si inseriscono nel pupazzo. Ciao, ti voglio bene! Ma Teddy non parla affatto in questo modo. Sono tanto felice, voglio giocare. Questo non è Teddy. Tu sei la mia migliore amica. Ma questa è la voce di Pinguino. Tu sei la mia migliore amica. Susie! Signor dinosauro, gradisce una nuova voce? Che domanda sciocca ho fatto. C'è un'ultima cosa che posso fare per te, Teddy, ed è darti una bella lavata. No, Teddy non vuole darsi una bella lavata. Ecco qua, io ho finito e ho una buona notizia. Teddy e il signor dinosauro sono entrambi in perfetta salute. È meraviglioso, grazie. Paga in contanti o con carta di credito? Oh! Teddy,
Io ti voglio bene così come sei e te ne vorrò per tutta la vita. Oh, puffarbacco! La barca di Nonno Pig è arenata sulla sabbia. Ma non c'è acqua da nessuna parte, nonno. È vero, evidentemente c'è bassa marea. Allora non si può andare in barca. Non ti preoccupare, l'acqua tornerà da un momento all'altro e così la nostra barca potrà galleggiare. Ecco, l'acqua sta tornando! Proprio come avevo detto! L'acqua sta liberando la barca del nonno dalla sabbia. Stiamo ballonzolando su e giù! Siamo pronti per veleggiare! Ai tuoi ordini, Capitan Nonno! Ai posti di manovra! Io adoro andare in barca a vela! Ehi là, vento in poppa, Nonno Pig! Va tutto bene a bordo? Serve aiuto o qualche consiglio, vecchio mio? Ce la stiamo cavando perfettamente, grazie! Arrivederci! Guarda, nonno, loro vanno più veloci di noi! Non si deve avere fretta quando si va in barca a vela! Stiamo ballonzolando su e giù! La barca va su, la barca va giù! La barca va su, la barca va giù! Adesso sale, sale! Poi riscende giù, la barca va su e giù. E là, vento in poppa, Nonno Pig. È meglio rientrare prima che arrivi la bassa marea. Se fa tardi, rischia di rimanere arenato sulla sabbia. Grazie del consiglio. Ci vediamo, a dopo. Non ho intenzione di dargli ascolto. Per quanto riguarda le maree, io ne so decisamente più di loro. La barca va su, la barca va giù. La barca va su, la barca va giù. Adesso sale, sale. Oh, abbiamo smesso di ballonzolare. Evidentemente è arrivata la bassa marea. Vuol dire che siamo arenati sulla sabbia, nonno? Già, ma solo finché non torna l'alta marea, quando l'acqua ci farà galleggiare di nuovo. E quando torna l'alta marea? Domani mattina. Oh! Trascorreremo la notte in barca, che cosa ne dite? Facciamo un pigiama party, evviva! Sì, la mano, chi di voi pensa che la propria mamma o il proprio papà voglia lanciarsi col paracadute, via! Il mio vuole! Ne serve soltanto uno! Peppa e George sono tornati a casa. Mammina, sai, il tetto della scuola gocciola un'altra volta! Dici davvero, tesoro? Sì, e Madame Gazzella dice che serve una montagna di soldi per ripararlo. Certo, sono sicura che è così. Ha chiesto se qualche mamma o papà vorrebbe lanciarsi con il paracadute. Peppa, spero che tu non le abbia detto che papà sarebbe disposto. Lo sai quanto gli dà fastidio l'altezza. Ma l'altezza a te non dà fastidio, non è vero, mamma? Sì, con l'altezza non ho problemi. Perfetto! Oh! Mamma Pig, la ringrazio infinitamente per aver accettato di lanciarsi col paracadute. Cosa? Ma io non l'ho mai fatto finora. Sarà bravissima, si ricordi che lo fa per aiutare i piccoli. Oh, in questo caso lo farò molto volentieri. Un bello urrà per Mamma Pig! È il giorno del lancio di Mamma Pig con il paracadute. Non sono ancora del tutto sicura di voler fare questo lancio. Si ricordi che è per una buona causa, Mamma Pig. Ma io non so proprio come si fa a saltare giù da un aereo. Non si preoccupi, lei farà tantissimo allenamento prima. Buongiorno, Mamma Pig. Il signor Coniglio è un istruttore di paracadutismo. Questo è un normale paracadute. Servirà ad aiutarla a volteggiare in aria dopo che avrà saltato. Non crede che dovrei fare un po' di pratica? Pratica in cosa? Nel salto. Perché no? Brava, le viene naturale. Basta, non c'è altro. È sufficiente, è una saltatrice esperta. Evviva! Tutti a bordo! Sono ancora un tantino preoccupata per questo lancio, Papà Pig. Andrà tutto bene, Mamma Pig, e per incoraggiarti salgo insieme a te. Buona fortuna, mamma! Non ti preoccupare, Mamma Pig. Tieni sempre a mente che hai indosso il paracadute. Va bene, Papà Pig. Oh, siamo molto distanti dalla Terra! Oh no! Papà Pig è caduto dall'aeroplano. Ecco, si è lanciata! No, un momento, quello è Papà Pig!
Qualcuno sta nascondendo un uovo. Deve essere il coniglio pasquale. Mi piacerebbe poter vedere il vero coniglio pasquale. Forse lo possiamo vedere se guardiamo dalla finestra. Sì! Ma io non riesco a vedere un bel niente. Non riusciremo mai a vedere il coniglio pasquale. Ricordate, non dovete sbirciare. Scusa, mammina. Ciao a tutti. Oh, ciao, papà coniglio. Come stanno le tue carote? Quali carote? Le carote che sei andato a controllare. Oh, stanno benissimo. Papà, sei riuscito a vedere il coniglio pasquale? No, ma sono più che sicuro che il coniglio pasquale è già arrivato ormai. Pensi che possano cominciare la caccia alle uova in giardino? Oh, certo, direi proprio di sì. Allora, pronti a trovare le uova che il coniglio pasquale ha nascosto? Sì! Allora, quando avrete trovato tutte le uova, le divideremo equamente. Ci dovrebbe essere un uovo per ognuno di voi. Non vi scoraggiate se ci vorrà tanto tempo per trovarle. Danny Cane ha trovato un uovo sotto un vaso. Susy Pecora ne ha trovato uno in un cespuglio. Peppa ha trovato un uovo su un albero. Giorgio ne ha trovato uno in un secchio. Ci picchia, che velocità! E avete trovato un uovo ciascuno, bravi! Guardate, che cosa c'è laggiù? È il coniglio pasquale! Shh, avviciniamoci senza fare rumore. Va bene! Così finalmente vedremo come è fatto il coniglio pasquale. Questo non è il coniglio pasquale, è Rebecca Coniglio. Credevamo che fosse il coniglio pasquale. No, sono Rebecca e ho trovato un uovo. Tutti abbiamo trovato un uovo. Sono un coniglietto e mi piace giocare. Salti, frizzi e lazzi io adoro far. Ma che cosa ha trovato? Bene, così il tuo castello è quasi fatto. Evviva! Non è per niente quasi fatto. Dobbiamo incollarci delle cose sopra, dipingerlo, aggiungere la porporina. Porporina? Pronto? Pronto? Posso parlare con Peppa, per favore? Per te, Peppa, Susy Pecora. Ciao, Susy, tutto bene? Come sta andando il tuo progetto scolastico? Sta andando benissimo. Ci vogliono più torri, mamma, e devono essere molto più alte. Il tuo castello a che punto è, invece? È un lavoro molto difficile, ma per fortuna la mia mamma e il mio papà mi stanno aiutando un pochino. Che cosa ne pensi di queste torri, Peppa? Molto bene, ma così sembra ancora troppo uno scatolone, papà. Che cosa ne diresti se lo dipingessi? Scusa, ma ora devo andare avanti con il lavoro, Susy. Ci vediamo domani. Ciao, ciao, Peppa. Ora che cosa ne pensi? Bello! Adesso sembra proprio un castello vero, papà. Oh, oh, ce l'abbiamo fatta! C'è soltanto bisogno di un'ultima cosa. Porporina! Oh, la porporina farà sembrare il castello un po' meno vero. E comunque, abbiamo finito tutta la porporina. Peppa e i suoi amici hanno portato a scuola i castelli. Oh, un palazzo delle principesse. Deve essere stato complicato per te costruirlo, Susy. No, è stato facilissimo. Il mio castello è stato costruito con uno scatolone di cartone. Il tuo è un castello veramente meraviglioso, Peppa. Grazie, Madame Gazzella. Pedro, e tu non hai costruito un castello? Sì, l'ho fatto, però è venuto troppo grande per portarlo a scuola. L'abbiamo costruito con dei blocchi di pietra. Non è favoloso quello che i piccolini riescono a creare utilizzando soltanto la loro immaginazione? E il mio castello è talmente grande che ci posso perfino vivere dentro. Peppa adora i progetti scolastici. Tutti adorano i progetti scolastici. Signorina Coniglio, per favore venga in nostro soccorso. È molto, molto importante. La prego, faccia presto. Eccomi, sto arrivando! Tutti gli scolari hanno portato a scuola le lanterne fatte con le zucche. Benvenuti alla gara di zucche della scuola. Se non dobbiamo aspettare nessun altro, direi di cominciare. Ma Peppa non c'è! Oh, e dove sarà finita? L'elicottero di soccorso della signorina Coniglio è arrivato alla serra di Nonno Pig. Allora, chi deve essere salvato? La mia zucca! Dobbiamo assolutamente farla arrivare alla scuola di Peppa in tempo per partecipare alla gara! D'accordo! Saltate a bordo! Prossima fermata, la scuola di Peppa! Purtroppo dobbiamo cominciare anche senza Peppa. Oh, ma non sarà divertente
senza Peppa. Dunque, il premio per la migliore zucca nata da un seme se lo aggiudica Susie Pecora. Ho vinto io! Questo sì che è divertente! Il premio per la migliore zucca comprata al supermercato se lo aggiudica Pedro Pony. Ho vinto io! Nei. Il premio per la migliore zucca di plastica colorata se lo aggiudica... Che cos'è questo rumore? Guardate! Cos'è? Una grande luce nel cielo! Oh! Che divertimento! È una zucca volante! Guardate! Quella è la zucca di Peppa! Che grande! Ciao ciao, amici! Scusate il ritardo! Ciao ciao, ciao Peppa! Signora maestra, sono ancora in tempo per la gara di zucche! Certo, naturalmente! E direi che il premio per la migliore zucca volante se lo aggiudica Peppa Pig! Evviva! Questa è la più bella festa di Halloween della mia vita! Peppa adora Halloween! Tutti adorano Halloween!